in un momento così difficile a livello internazionale, nel quale piangiamo tutti i morti di Nizza, non è possibile dare un'immagine del nostro paese tanto balorda, tanto opaca, tanto inconsistente, tanto opportunista. Ma chi credete di prendere in giro? Voi del MEF. Chi crede di prendere in giro il ministro Padoan? Gli italiani non si fanno prendere in giro, presidente Renzi. Gli italiani si ricorderanno di tutto questo. Se lo ricorderanno in autunno, con il no al referendum, con il no a Renzi, con il no a questo governo delle tragedie economiche, dell'opportunismo, della distruzione dell'economia italiana. La ringrazio. Passiamo all'interpellanza urgente degli onorevoli Labriola e Pisicchio sulle iniziative di competenza per potenziare l'assistenza sanitaria nell'area di Taranto alla luce dell'alta incidenza tumorale ivi registrata. Grazie Presidente, Sottosegretario, onorevoli colleghi. Prima di illustrare l'interpellanza, auspico vivamente che, vista la delicatezza e l'importanza dell'argomento trattato, il Governo dia attraverso il suo rappresentante delle risposte concrete alle richieste formulate e non si limiti a una mera elencazione di dati o a una lunga lista di atti e documenti prodotti da varie sedi ed enti competenti. Questo perché sono formalmente convinta che i cittadini debbano avere delle conferme sulle reali intenzioni di chi è chiamato a gestire la cosa pubblica e le sue problematiche, e che ha l'obbligo e dovere di agire nell'interesse collettivo e nella convinzione di fare tutto il possibile per risolvere effettivamente le emergenze e i problemi reali. Nei giorni scorsi, come hanno diffusamente riferito i mezzi di comunicazione, è stato pubblicato un aggiornamento dei registri tumori di Taranto relativi al periodo